Per The Reporter parliamo di pensiline che non ci sono, perché il Comitato Pendolari Lucca Firenze non molla sulla fermata dei bus in Viale Europa. Una promessa fatta in campagna elettorale al sindaco Tambellini, fa notare il comitato, che avrebbe dovuto realizzare questa pensilina a settembre-ottobre 2012, ma che ancora non è compiuta per il timore del comune, così afferma l'assessore Pierotti in una nota inviata qualche tempo fa, ad avanzare i propri diritti su un terreno pubblico occupato sembra dalla proprietà dell'Hotel Napoleon. Il comitato, dopo quella precisazione, ha inviato diversi solleciti senza però avere nessuna risposta. Un guaio perché l'inverno sta per tornare ed il rischio per i viaggiatori è quello di andare incontro ad un'altra brutta stagione di attesa del mezzo senza alcun riparo. Eppure, secondo il comitato, i costi di realizzazione sarebbero trascurabili, visto che sarebbe sufficiente spostare una pensilina inutilizzata, quella posta sul lato opposto della strada davanti al ristorante Damiani, inutile perché lì si tratta di una fermata di sola discesa. Ma quel che rende maggiormente incredibile questa storia, conclude il comitato pendolari, è che il comune, almeno questo si evince dalla risposta dell'assessore Pierotti, non rivendichi la proprietà di un terreno proprio occupato abusivamente.